Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i Funghi. Ci troviamo in un bosco montano di abete rosso e abbiamo incontrato un tipico fungo di questo ambiente. Si tratta di Lactarius scrobicolatus. Lactarius scrobicolatus è un lattario di grande taglia, può raggiungere e superare i 10 cm e presenta delle colorazioni giallo-brunastro, giallo-aranciato, molto evidenti, molto cariche. La superficie del cappello si presenta quasi liscia, un po' appiccicosa, infatti si vedono parecchi frammenti di lettiera che sono rimasti invischiati, e presenta una depressione ampia al centro, ampia e profonda. Il margine rimane a lungo involuto, si vede meglio in questo esemplare, e sotto il margine troviamo delle lamelle più chiare. Un altro particolare del margine sempre è la presenza di una lanugine più o meno evidente, soprattutto negli esemplari giovani. Il fungo ha un portamento di solito tozzo, con gambo corto, che raramente si allunga come in questo esemplare, che è cresciuto nell'erba un po' più alta. La presenza di ornamentazioni particolari sul gambo dà il nome al fungo. Infatti Lactarius scrobicolatus prende il nome da queste macchie di colore un po' depresse che si chiamano scrobicoli. La carne e le lamelle, che sono molto fitte, emanano alla rottura del lattice, che è un lattice inizialmente bianco, che poi ingiallisce e diviene giallo limone in poco tempo. Qui si vede, ecco, dove ho rotto le lamelle, si vede già un ingiallimento dovuto al viraggio del lattice, che è caratteristico di questo fungo. La carne, come tutti i lattari, è una carne cassante, come le russole del resto, quindi si rompe come il gesso, si frammenta in modo netto, senza sfilacciarsi. L'odore della carne è un odore acidulo, un po' fruttato, quindi anche con una componente gradevole. È una specie non commestibile, anzi è considerata un fungo velenoso che dà un avvelenamento di tipo gastrointestinale e quindi provoca dolori addominali e anche conseguenze come vomito e diarrea. Abbiamo conosciuto in questa occasione Lactarius scrobicolatus, una specie tipica dei boschi montani di abete rosso, ed è tutto con oggi, ci rivediamo alla prossima puntata.